L'essere tentato è segno che l'anima è bene accetta il Signore. Buongiorno con Padre Pio e buongiorno care sorelle e cari fratelli a tutti voi che mi state ascoltando in questo meraviglioso mese di gennaio dell'anno 2020. Oggi abbiamo sentito ora un pensiero brevissimo ma molto profondo e intenso di Padre Pio che ci aiuta a capire che cos'è la tentazione e l'innocenza. Padre Pio è chiarissimo in quello che abbiamo sentito. Una persona che si dica cristiana o un cristiano non può essere esente o immune dalla tentazione. Potrebbe sembrare paradossale, ma è proprio così. Vorrei dichiararlo per converso. Se una persona fosse anche battezzata, continuasse a vivere sempre nella tarassia, nell'epochè, in greco significa in una specie di nebulosa in cui non sa neanche se è sul mondo o sulla terra, in quello che purtroppo continuano a portarci questi dispositivi elettronici come i telefoni cellulari a non pensare a nulla se non ad alcunché, ecco, per paradosso quell'anima invece che è tentata è benedetta da Dio. Perché? Se Padre Pio arriva a fare questa affermazione, che è piuttosto impegnativa, io sono convintissimo che può farla a diritto e per esperienza, proprio perché su se stesso è, si dice, una affermazione autoriflessiva. Aveva provato sulla pelle e nell'anima che cosa significhi essere tentato. Cioè, significa essere continuamente compartecipe, assimilato, sintonizzato con Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, che in quanto uomo veniva continuamente tentato dal diabolein, da colui che si pone in diagonale, appunto dal maligno, a non compiere la volontà del Padre. Questa è la tentazione principale. Per cui chi mi sta ascoltando, e ne sono convinto perché anche chi vi sta parlando non è esente o immune da questo, percepisse in qualsiasi momento della giornata o della notte di essere tentato, oppure di essere tentato proprio quando deve prendere una grande decisione, magari a favore del Vangelo, sappia che quella è la prova certificante, la tentazione, che c'è anche Dio che aiuta a superarla, ma che chiama. Perché essere tentato è sempre essere anche provocato a scegliere. Ma c'è un secondo dettaglio al quale ci tengo tantissimo, è l'innocenza dei bambini alla quale qui Padre Pio si richiama indirettamente. Non dimentichiamoci mai che Padre Pio era un grande devoto di Gesù Bambino, non dimentichiamoci mai che Padre Pio confessava anche molti bambini e non dimentichiamoci mai che Padre Pio aveva sentito, questo lo si legge in altre parti dell'epistolario, quanto l'innocenza, per bambini intendo l'innocenza in sé per sé, intendo anche le piccole creature, i fanciulli ovvio, pure loro sono tentati. Intendo dire, se mi permettete come teologo, che l'innocenza è direttamente proporzionale alla tentazione. Più tu sei innocente, diciamolo pure, tu più sei casto, vergine, povero e obbediente, più tu sei tentato, come i bambini, che sono angeliche creature. Ma proprio per questo tu sei anche più protetto. Noi abbiamo come un piccolo Gesù bambino che è sempre dentro di noi. Sappi che più tu lo mantieni innocente, tu più sarai tentato. Ma proprio perché sarai tentato, sarai sostenuto dal grande condottiero che è Gesù Cristo e che non permetterà mai che la tentazione a cui sei subito possa superare la tua possibilità di sopportarla e di vincerla.